Secondo me ci sono molti contenders, però secondo me i miei due preferiti sono Rococo e Neuron 3. Ma Rococo metti la tuta intera. Rococo è una tuta intera dove copre tutto il corpo, però loro vendono altre tute di ricambio che però costano di meno e hanno meno features perché non hanno i sensori. Quindi la Rococo comunque ti permette di staccare i sensori dalla tuta e attaccarli altre tute, altre cose. Neuron 3 o Perception Neuron 3 invece sono sensori individuali dove loro vendono una tuta dove puoi attaccarli, ma puoi anche prendere dei wristband, delle cose, stampare degli attacchi dove attacchi i sensori e ce li hai. E per live motion capture la Rococo performa peggio della Perception. Quando dici performa cosa intendi? Latency, live, comodità, facilità, perché non puoi prendere anche solo una parte del corpo, devi prenderlo tutto. Vedi, la Perception Neuron 3 viene con una bando, però non è che devi per forza mettere i sensori sulle gambe, puoi attaccare quei 17 sensori su tutto lo stomaco e il corpo e così ti permette di fare scene da più vicino. E per esempio, invece, quali software usi, con quali software sono compatibili? Sono compatibili con, prima di tutto, ci vuole Rococo Studio e Neuron, e Perception Neuron Studio. Certo, questo perché è il loro software. È il loro software dove ricordi e connetti, ovviamente. Poi, per fare il retargeting, puoi usare iClone 7, iClone 8, Blender no? Blender molto, anche Blender, ci sono miliardi di plugin per Blender dove permettono di fare retargeting più facile possibile schiacciando su un personaggio, schiacciando sulla skeleton e ti fa retargeting. Come prezzi siamo simili o? Perché è ovvio la migliore costa sempre di più, però quanto è migliore? Cioè non è che magari Rococo costa meno? Rococo costa mi sembra 500 meno, però... Ma a che range siamo? Quanto costano più o meno? Da 3.000 a 4.000. Quindi alla fine per 1.000, è uguale. Cioè per 1.000... Per 500? 500. Non è uguale per niente. Perception Neuron secondo me è più avanti. In comodità, per esempio, se uno altissimo vuole mettersi la tuta di motion capture e poi quello basso oppure quello medio se la vuole mettere, non è che devi ricomprare la tuta in una diversa taglia, devi solo mettere i sensori nel corpo dell'altra persona. Quello lo trovo molto più, risparmi molto di più secondo me Rococo. Poi anche i guanti di Rococo sono un po', secondo me Perception Neuron è meglio per le persone dove cercano di fare progetti non avanzati per niente, un calcio in aria, magari al posto di dover animare puoi andare su Fiverr e dire vi animo un personaggio e fai i movimenti te stesso. Oppure però con la Rococo è più progetti, dei progetti basati su studi. Ad esempio l'acquisizione senza sensori, cioè tutte senza sensori, solo con le camere, quando vanno meglio e quali sono i migliori? Quindi le tute con le telecamere, la migliore di tutte, quella nota, quella award winning, quella tutto, è Beacon. Poi c'è anche Optitra, però Beacon, e costano dai 16.000 ai 30.000 quel setup. Mamma mia. Tanto. Ma sono migliori della fine della tuta o no? Alla fine hanno molti vantaggi, tipo spazi molto più grandi perché non c'è la connessione, perché le telecamere prendono, molta più precisione, meno bug, sensori più piccoli che permettono di facial recognition senza LiDAR, pure precisione, quindi puoi spargere milioni, metaforicamente, cioè centinaia di sensori sul corpo e non va pazzo, non bugga, puoi metterne uno dappertutto qui.
e viene precisione, puoi muovere le rughe sulla pelle e le vede con il tracker della Rococo, oppure puoi muovere qui e si vede la rughe. Avatar hanno usato... Beacon. Avatar hanno usato Beacon? Ma dai, anche per la faccia? Beacon è il sistema... Le produzioni tipo Avatar, quelle cose usano Beacon. Okay. Alla fine World Winning è il più famoso, più storico. Facciamo un live dove magari tra qualche giorno dove rispondiamo a queste domande, tutto questo aspetto. Sì. Okay. Okay.